Ci siamo, vediamo. Un attimo. Ok, perfetto, immagino anche che l'audio qua dovrebbe andare bene appena metto. Oh, Elden Ring. Sì. Vabbè, buonasera a tutti, signore e signori, non solo. Purtroppo non sono stato in grado di fare la live reaction perché sono stato impegnato. Ho visto in effetti un po', soprattutto il finale. Oh, Elden Ring, ma sono stato impegnato per altre cose, ho anche cenato, quindi non potevo reagire, diciamo così, in diretta. Invece facciamo questa late reaction, che magari facciamo anche che saltiamo alcune parti un po' noiose, un po' particolari. Vabbè, vediamo un po' come fare. Intanto facciamo partire qua. Magari andiamo anche un pochino più rapidi. Possiamo anche saltare questo all'inizio. Vai con la sigla. Ciao Jeff! Salve! Vabbè, possiamo anche saltare tutta questa parte, in effetti. Sì, perché, ripeto, late reaction, qui possiamo anche commentare un pochino le cose un po' già sapendole, perché, ripeto, io ho visto buona... In effetti ho visto buona parte del Summer Game Fest Kick Off Live, ma non tutto. Però comunque ho visto anche il finale, o Elden Ring, e quindi si può anche saltare magari tutta la mano iniziale di Jeff, via 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 via. Ma via, vai 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 vai. È un po' strano fare una reaction così. Ecco, la prima World Premiere, che era per... Non mi sto ricordando. Vediamo. Allora, se non sbaglio, è Metal Gear Tactics. No, Metal Gear. Metal Slug Tactics. No, 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 no. So che è stato annunciato anche quello. Mi sa che è il secondo, forse, gioco che hanno mostrato. Cos'era questo? Questo, vabbè, questo l'ho perso comunque. Nel senso che ho iniziato a seguire dopo questo. E mi sa anche dopo Metal Slug Tactics, però di quello ho letto. Questo che cos'è? Ovviamente andiamo sul Midway, sul Fantasy spinto. Salve Drago. Non sei Elden Ring comunque. Vabbè. Ah, ecco, Fantasy però. Perché i bazooka ci devono essere ovunque, le armi tutte, sempre e comunque. Armi da fuoco, sempre e comunque. E anche magia, perché sì. Will Arnett, l'ho già sentito. Ah, ho capito cos'è allora, giusto, è vero. È vero. Wonderland, lo spin-off di Borderlands, è vero, ecco cos'è. Giusto. Adesso mi ricordo. Cioè, più che altro adesso ho collegato. Sì, perché è alla deriva fantasy. Con protagonista Tiny Tina, personaggio di Borderlands. Ecco, appunto. In realtà, visto che è Wonderlands, cioè con la deriva fantasy, sono curioso di vedere dove vanno a parare con questo. Devo essere sincero. E adesso anche che ho visto il trailer un po' di più. Perché prima, così di questo avevo letto, però non avevo visto il trailer soltanto se non forse adesso che ci penso, ma l'ho visto altrove. L'ho visto caricato tipo dai IGN. Sì. Quindi abbiamo robot, abbiamo cavalieri, abbiamo Fabbri con i bazooka. Some fantasy elements inspired Sì. by Assault on Dragon Keep, which Vediamo se was si the sente bene anche last DLC that l'audio. was beloved by the devs, and so this Aumentiamo un po' kind of perché è basso. inspired Aumentiamo un po' Borderlands. perché è Now, basso I think l'audio qua. the elephant in the room is this a Borderlands game? Is it not? How does it relate? So it actually isn't. It's its Vediamo. own standalone game. And people that love Vediamo un po' se va Borderlands are meglio gonna find così. lots of elements to love about Wonderlands, but it's its own thing. Tiny Ok, va Tina's meglio got her own così. thing going on now. So it's got its own mechanics, there's spell casting, you can Quindi abbiamo customize your meccaniche character anche this di time, which is super incantesimi, exciting. l'abbiamo visto in un And trailer, sì. yeah, so if you love Borderlands, you're gonna find stuff to love in this. And if you've never played a Borderlands game, this is a great place to start. Okay, well, Tiny Anche perché in Tina effetti gets non è her own collegato, non game, è which is sequel fantastic. What diretto di is her Borderlands 3 o role? Why does 2 she o get her own qualche, game? quindi So no, she vabbè, di is your Borderlands bunker 3. master. Quindi anche quelli che She's non hanno mai kind of giocato un guiding the titolo di narrative Borderlands and changing it on possono a dime if iniziare she da wants. questo. And she's just taking your cast of characters, which is an amazing cast, Abbiamo through visto this soltanto wacky tipo... world, and Vabbè, she's se ci taking you sono on an anche il adventure robot, to defeat the cavaliere Dragon nel Lord. cast, sì. Who is that? I don't know. You'll have to Anche play. lui fa I tipo wonder who cazzo. plays Cioè, the Dragon Lord, because già con quella voice faccia casting così, un po' da debut, and this schiaffo. was awesome, so Proprio a feels prima like such pelle, prima a big impressione. experience.
So this was a bit of a tease announcing it's out there. Tra l'altro non è che è ritardi, cioè non è quest'anno, però arriva ad inizio 2022. And you poi can a proposito di inizio 2022, Elden Ring in effetti mi ha sorpreso tanto, ma ne parliamo poi quando arriva il Ring. Just stay tuned for updates. All right, coming early 2022. So yes. Look forward to next year. Ash, thank you so much for joining us in person. Thanks for having me. Sì, tra l'altro senza separatore. We'll see more later this summer on that game. All right, well, now it is time for another brand new game announcement. This one you probably are not expecting. A classic 90s comunque sto dicendo perché io vedo anche un po' di eventi delle giapponesi, tipo che ne so. This is an insanely fun trailer. Live stream che riguardano per appunto certi specifici giochi che parlano magari che mostrano trailer eccetera. Ecco per l'appunto. Quando temo che possa. E molto spesso visto che ci sono tante sezioni in cui parlano. Tra l'altro ci sono io, vabbè. Hanno le persone separate da lastre di vetro, di plastica tra di loro. E giustamente, visto la pandemia, per garantire un minimo di sicurezza, nonostante la breve distanza. Comunque, che tre. Va bene che la maggior parte fino ad ora è stata anime, cioè vabbè, comunque si è animato, però di qualità. Quanto è bello da vedere metà sulla Tactics! Perché riprende e cattura proprio l'essenza grafica degli sprite dell'origine donna, che è bello comunque, ripeto qua, l'intro animata, bellissima, ripeto, cattura grandissimamente l'essenza sprite dell'originale di Strike, però in ottica Tactics, che grande idea. Complimenti ad Otemu che sto facendo anche il gioco di Tattoo Ninja, che ha fatto facendo Windjammer 2, che non si sa quando uscirà. Doveva uscire già tempo fa, però vabbè, anche prima della pandemia, dico. Stiamo facendo tanta roba tra publishing e comunque anche sviluppo. E bravo SNK che ha detto sì, perché no, facciamoglielo fare. Bello. Questo, allora, da quello che ho visto, forse questo è uno degli annunci minori del Summer Game Fest Kick of Life. Stavo controllando una cosa. Quindi, tra l'altro, questo esce per PC. Solo per PC. Non mi sorprenderebbe sentire della versione console che uscirà poi in seguito. Soprattutto per Switch, vabbè, non per anno, perché comunque sia Tactics, un gioco Tactics RPG più portatile. Magari anche se utilizziamo lo schermo touch della console. Mr. Kojima, ah, Kojima, eccolo qua. Che tra l'altro ha fatto un pippone su un gioco. Da quello che ho visto ha fatto un po' pippone sul prossimo gioco su cui sta lavorando. Oltre ad annunciare Death Stranding right now over there in Japan. Tokyo desne. Tra l'altro ovviamente. Giustamente c'è ancora lo State of Emergency in Giappone. Un po', vabbè, è vero che in Giappone i numeri sono più bassi rispetto ad altre nazioni, diciamo ricche, comunque sia ad altre nazioni. Però, definire soltanto poche, creator, how has this past year impacted you? Però, imamade no monozukuri っていうのは, ma, ima jibun ga iru sekai. Tra l'altro, per qualche giorno strano Metal Gear Solid 2 da quello che ho visto un po' ha previsto certe cose, cioè per qualche assurdo flusso del tempo e dello spazio è riuscito a prevedere delle cose, è riuscito comunque a centrare cose che sarebbero più occorse. Ecco, tra l'altro con Death Stranding effettivamente un gioco dove tu interpreti uno che consegna le robe, per dirla proprio alla crudele, è cazzarola proprio l'anno prima della pandemia. Sono player no tame ni naru mono o tsukuritai tte iu ndesukedo. Come imparare a consegnare pochi? Tra l'altro, da ricordare che, vabbè, a parte che sono grandi amici Geoff Keighley e Hideo Kojima, che io stesso, in effetti, in Death Stranding, tra l'altro, poco dopo, quando poi c'è il fa la battuta, che dice speriamo che sia anche la diretta scatta. Ho pensato se mi metti il piatto nella carta. Sì, qui non posso dare troppo torto a Hideo Kojima,
Nel senso, vabbè, lui parla dal punto di vista dell'entertainment, però in generale comunque. Well, I know we are all very curious about what the next era of Hideo Kojima Entertainment is going to be. I don't know how much you can say, but can you give us any sense of where your mind's at right now, what you're thinking about, some of the themes or the ideas? Reggio lo chiama Jeff e lo chiamo anche Jeff. Io ne scano, imamade no youna こう一歩一歩進むものじゃないんですよね。やっぱりその911の時もそうですけど、このコロナでガラリとあらゆるものが変わっていく、ものすごいスピードで変わっていくんで、でそこでエンターテインメントが遅れを取ってしまうとダメなんで、それをどうするかという、するかというその予測ですね。Ok, sì, vabbè, alcune volte magari il mix non è quell'ideale. Allora, vediamo. Ok, adesso dobbiamo andare bene. Lasciamo le cose come stanno. Ok, posso anche abbassare qua l'altro schermo. Quindi sì, comunque sta parlando di inserire elementi social e tutto mentre comunque intrattenere i giocatori. Con questa velocità di cambiamento. Deve, Kojima dice che deve veramente considerare la, quale previsione fare e i modi in cui introdurre le idee ai giocatori. All right, fair enough. I tried. Sì, in effetti ha provato. Tra l'altro ci ha provato anche con Call of Duty. Say hello to everyone. We miss you and we can't wait to see what you're working on next. So, ma nel frattempo. Thank you. Ah, Jeff. One more thing. Ecco appunto. La one more thing, sempre comunque. One more thing. Tra l'altro l'ho fatta all'inizio dello show in questo caso, però. Ormai la one more thing è diffuso ovunque. L'ho vista anche al Sonic Central l'altro giorno. Tra l'altro, a proposito di Sonic Central, qua avremo anche l'esibizione. Quella mi sa che me la godo un po'. L'esibizione dell'orchestra di Sonic. Salve a te, Death Stranding. Io mi ricordo ancora adesso. Che era il. La Gamescom, se non sbaglio. La Gamescom opening la Night Live del 2019. Sì, 2019 di sicuro. Dove c'era Kojima sul palco che ha parlato di Death Stranding ed è stata l'occasione in cui si è fatto vedere il piscio che fa crescere i funghi. Io là ancora collasso quando ci penso, cioè, perché Death Stranding ha tante cose particolari, tra l'altro bel codino, però il pisciare che ti fa crescere i funghi è una di quelle cose che ancora mi rimane in testa, perché porca troia. Tra l'altro penso se qualcuno, ma non mi ricordo, allora, non avendo giocato Death Stranding, non so il ruolo al di là dello sfogare dei funghi fatti di pipì, ma se uno li mangia, mi sa che ho fatto questa osservazione anche all'epoca, però, tu guarda queste arance come sono ben definite, tra l'altro, ciao Snake, cioè proprio andiamo di citazionismo puro, purissimo, cioè, scatola. La vede? Qualcun altro qua ci avrebbe fatto tante cose con questa scatola. Ecco. E qui invece facciamo Squid di SpongeBob con la scatola e la fantasia. No, invece no. Tra l'altro devo essere sincero, solo Kojima può essere in grado di catturare l'attenzione per qualsiasi motivo dei giocatori con un trailer in cui abbiamo un personaggio che entra in una scatola. Solamente lui è in grado. Vabbè, qui è perché comunque si sa già del gioco base, visto che la director cut. Ma solamente Kojima è in grado. Solo lui. Altri, non ne vedo altri con la stessa abilità di catturare con cose strane. Tra l'altro, ovviamente, la director cut perché si c'è, visto che anche questo ricade sotto il PlayStation Studio. Tra l'altro arriva presto, e non solo, perché adesso c'è una cosa che viene detta proprio da Jeff.
There you have it. Death Stranding director's cut finally confirmed. I hope I make it into the director's cut. Ecco appunto. I'm told the full reveal is just weeks away. Ecco appunto. Ha detto che il reveal completo è tra qualche settimana. Ora, Geoff, hai per caso confermato uno state of play o evento Sony nelle vicinanze? Così, è botto senza senso. Cioè, hai chiesto il permesso a Sony? Hai chiesto il permesso a Jim Ryan per caso? Ciao Goldblum, Geoffrey. Che scarpe è? No, sto vedendo anche un pochino le scarpe di. Vabbè. I think it's Geoffrey. Hey, maybe it's Jeff. Hi, Jeff. Thank you so much, sincerely, for having me here. I'm thrilled to be here. Tra l'altro, Jeff Goldblum qua è per annunciare Jurassic Park e Wolf. And I was wondering if there might be some video game. Ecco appunto, c'è proprio Jeff Goldblum che fa il Jeff Goldblum a tutto spiano, proprio unshackled, libero di essere se stesso. Perché io in realtà Vabbè, mentre Jeff fa Jeff, anzi no, ci guardiamo un pochino Jeff. Meticulous about this. So here's a dramatic reading of ecco this appunto. Game announcement. Andiamo con l'enfasi. Game announcement right now. Hello. I'm here to welcome you to a very different world. It's going to elevate you. In the future. No, non è devolvere, quello sarà tra pochi giorni. E quella lì la vediamo live. Maybe even challenge you. Per fortuna quella possiamo vederla in diretta. Control chaos. Actually, intendi it's certainly challenge you to control chaos. It's a world so-called evolved. Take a look at the, you guessed it, world premiere. Tra l'altro veramente ho letto alcuni fare la battuta che, visto che Jeff ha parlato di controllare il caos. Sonic! Per il Chaos Emerald. Stavo dicendo prima. Mentre abbiamo il trailer di Jurassic Park Evolution 2, Jurassic World Evolution 2, quello che stavo dicendo, Jeff probabilmente, o meglio, non si sa a cosa stesse facendo riferimento. Potrebbe anche darsi che sia un trailer di Death Stranding Director Cut, in autonomo, senza che sia collegato ad altro. Ma se invece fosse collegato ad altro? E se fosse invece un teaser così buttato proprio là, tanto per, di un nuovo state of play di Sony? Perché in effetti Sony non è né, allora, sono al Summer Game Fest, ma non hanno un evento proprio. E non sono alle 3. E credo che Sony non sarà mai più alle 3, o quantomeno non lo sarà per i prossimi anni. Jurassic World, scusate. Quindi hanno fatto, tra l'altro, anche di recente l'evento dedicato ad Horizon, per il quale ancora non c'è una data, ma vabbè. Però hanno mostrato comunque un bel po' di gameplay, anche molto bello, come ho commentato in diretta, tra l'altro. Quindi, ci dovrebbe essere un evento di Sony nel prossimo futuro per parlare di titoli first, anche se di recente hanno anche annunciato come God of War e Gran Turismo 7, God of War è rimandato al 2022. Tra l'altro anche come sia God of War che Gran Turismo 7 siano entrambi in arrivo su PS4. Però comunque ci si aspetta un evento di Sony dove parli tipo, che ne so, è vero che c'è l'evento Square, ma magari Final Fantasy 16 è un qualcosa che viene lasciato a Sony. Tra l'altro, ho dato il benvenuto a Japanese Breakfast per una bella canzone e con solo lo sfondo Sable, che tra l'altro è sempre bello da vedere. Cosa bella tra l'altro di Sable è che qui abbiamo avuto l'annuncio della data, ovvero il 22-23 settembre, comunque verso la seconda metà di settembre. Quindi, a meno di rinvii, Jason Scherer, stai fermo tu. Meno di rinvii, abbiamo chiaramente la data per un progetto che è stato annunciato tempo fa, sono anni ormai che si sente parlare di Sable, che si aspetta l'arrivo di Sable. Un po' ce la godiamo, poi dobbiamo parlare di Sony. Veramente, quanto è bello. Questo è uno stile che adoro. È fatto benissimo, guardate. Tra l'altro, la cosa più impressionante, la cosa più bella secondo me, è che questo stile è adottato in un gioco con
in un gioco open world, quindi anche quanto riguarda le animazioni, non soltanto lo stile, anche le animazioni di personaggio, che non sono fluidissime, ma è per lo stile. Infatti vedete come va la corsa. Non è una cosa così facile come potrebbe sembrare, da applicare. E poi comunque, ripeto, un'applicazione a stile simile in ambito open world, perché questo è un mondo aperto. Tra l'altro la canzone ci va benissimo. È bravissima. Mamma che bello. Sta facendo veramente caldo questo giorno. Non è che siamo a giugno, però una cappa qua. Quindi per l'appunto adesso è giusto per risentire quando esce effettivamente. Ok, 23 settembre. Stavo dicendo quindi, per quanto riguarda Sony, ci si aspetta che avranno un evento in futuro, però probabilmente non sarà questo mese, ma è molto possibile che sarà a luglio magari, perché ad esempio abbiamo Jeff Grubb, che è vero che ha detto in passato che sapere cose di Sony sta diventando molto più complicato, perché Sony sta un po' minacciando partner con cui lavora, nel senso che se questi partner dovessero osare licare o comunque diffondere al di fuori di al di là degli embargo materiali su quale stanno, giochi su quali stanno lavorando, comunque sia giochi partner che non terze parti, dico ovviamente titoli su cui magari stanno lavorando e che faranno parte di presentazioni Sony, se osano possono incorrere in punizioni di tipo magari non far parte delle presentazioni. E in effetti, soprattutto per piccoli sviluppatori che magari hanno poche opportunità di essere su palchi importanti, soprattutto come quello che può essere un evento Sony, soprattutto se dovesse essere un evento tipo i Future of Gaming dello scorso giugno e settembre, che sono più dello State of Play perché sono eventi di maggiore importanza, può essere un danno non da poco per l'immagine, o meglio per la possibilità di attrarre i videogiocatori. Quindi è comprensibile anche che abbiano paura da questo punto di vista. Però nonostante questo, comunque sembra che Sony aspetterà un altro pochino per mostrare i propri titoli, o anche per avere un suo show dove mostrare i titoli terze parti in generale, tipo magari quello sarà il questo Future of Game, vabbè, questo evento futuro che potrebbe essere anche ad agosto, però comunque sia è molto probabile che sarà dopo giugno. Sarà dove rivedremo tipo Ghostwire Tokyo, che a questo punto sarebbe anche rimandato nel 2022, perché abbiamo Deathloop che doveva uscire al lancio della console, invece adesso esce a settembre. Sperando che... No, Jason, stai fermo! Jason, Sherry, stai fermo tu! Sei bravo, ma stai fermo tu con il... Fermo! La battuta dovevo... comunque... Esce a settembre. Doveva uscire quest'anno Ghostwire, però immagino che per evitare di essere troppo ravvicinati l'un l'altro, Ghostwire verrà spostato al 2022. Perché un po' di respiro. Sono due titoli, tra l'altro, tutti entrambi Bethesda, entrambi esclusive PlayStation all'inizio. Quindi sarebbe comprensibile non dire in questo caso. Cioè, c'è una motivazione abbastanza fondata. Saltiamo un pochino qua, magari. Allora, un secondo. Sì, abbiamo qua. Sì, possiamo saltare che qui si parla di Amazon Prime Gaming. Bla 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 bla. Perché, tra l'altro, questo evento è sponsorizzato da Amazon Prime Gaming. Oh, finalmente il gioco su cui tutta Activision sta lavorando. Non Warzone, però, vabbè, in generale, Call of Duty. È un po'. Non è una gran bella notizia questa. Tra l'altro, è anche recente la notizia che non vedremo Call of Duty alle 3. Vabbè, lo annunceranno comunque dopo. Ricordiamoci che l'anno scorso
anche per la pandemia. Hanno annunciato Call of Duty ad agosto, con uscita a novembre, quando solitamente invece è tipo, era solitamente a giugno, comunque sia in questo periodo. L'anno scorso hanno sfruttato un evento speciale di Warzone per fare i teaser, per annunciare il nuovo Call of Duty. Probabile che lo faranno anche quest'anno. Ah no, giusto, qui è per c'è anche Cold War, giusto, ecco, per l'appunto la nuova stagione di Cold War, non di Warzone, anche se c'entra comunque, perché it's jam-packed with new content across Cold War and Warzone. You know, you've got new weapons, we've got new sì, sono comunque, è un evento per entrambi, in effetti. I'm super excited about the hijacked gulag. We've got expanded zombies content for everybody who loves perché that gli zombie part ci stanno sempre of, you know, the gameplay experience. Qualsia, so qualunque we're sia l'epoca, I'm excited to bring it forward a little bit here today. Ci sono c'è sempre got, the zombie. First look world premiere trailer of season 4, so let's take a look at that now. Andiamoci a vedere il trailer della quarta stagione di Call of Duty Cold War e Warzone. Warzone che comunque sta facendo delle cifre immense, cioè nel senso di tanti giocatori che ci giocano. Molto rassicurante quello qua. Il cielo sta cadendo. Beh, Call of Duty, purtroppo in effetti con Call of Duty non è che mi venga tanto da dire. Anche per Warzone è Call of Duty. Call of Duty dalla bella grafica. Comunque, oh, per essere questo è Warzone, per essere il Battle Royale. Vabbè, vabbè, oh, zombie. Abbiamo già dei zombie, possiamo anche andare al di là, no? E lo so che sto parlando da persona che non sa, che magari vede Call of Duty soltanto con trailer di questi eventi. L'unico che ho giocato è stato il World at War su Wii nel 2008, 13 anni fa. Call of Duty Esports, and we're going to talk a little bit now about tra l'altro anche qua Jeff Jeff prova un po' ad avere, ma senti, nuovo Call of Duty è qua un'altra volta, no, lo presentiamo più avanti. Yeah, we're super excited about it. It's really a new way for us to highlight competitive Call of Duty. You know, we've got great success going with Call of Duty League, and now we've got some of the biggest names in gaming battling it out in Verdansk for what will be the biggest prize pool in Warzone since it's launched, right? So we'll talk a little bit about what that entails, but custom lobby experiences, 150 player to a side squad. So I'm stoked to see how they kind of rally here in Verdansk. Yes, and coming up very soon, June 22nd, looks like Twitch Rivals is going to be a part of this. Yeah, we are honored to be in partnership with Twitch always, right? But certainly here with World Series of Warzone and partnering with Twitch Rivals, who's already done so much to really put competitive Warzone on display, so couldn't be in better partnership there, and we're excited to have everybody. Quindi ottima partnership con yes, Twitch Rivals. There is one thing though that everyone. Ecco appunto, ma il nuovo Call of Duty è lei? No. For the structure of the World Series, at least for the first event. Captains, I understand we've. Getting a little bit reveal here of ah vabbè, ah sono i giocatori, scusatemi, sono i giocatori principali per like I said, these are credo, huge no? Sì. Influencers and personalities per in la Lega eSports di ah sì sì per le World Series di Warzone Duty, right? They really believe in the promise of pensavo World che Captain of Warzone Spag really fosse un personaggio di Warzone, scusate. Couldn't be happier with some of these names, many of whom also hail from the Call of Duty League yes. family. Perché and I'm io veramente non seguo Call of Duty, quindi we'll figuriamoci gli sport. They'll all be battling out in just a couple weeks on Twitch Rivals. Well, it's really exciting to see how io invece much, seguo più che altro la scena di Smash. There is a big new mainline game coming later this year too, right? L'anno scorso. More details to share. E vabbè, un pochino on, anche but, la scena picchiaduro in generale, ma un po' tangenzialmente, però comunque so così la vedo. L'Evo un po' lo vedo, right, tipo anche tried, eventi dell'Evo. Right? Call of Duty so proprio no. All right, we've got lots of Summer Game Fest kick off. Allora, un attimo che magari saltiamo un attimo. Ah, il trailer del film di Ryan Reynolds, che tra l'altro, per chi non lo sapesse, ha fatto anche il film qua Taranto, Six Underground. Sì, perché Six Underground, vabbè, via. Salta, si balare. Per chi non lo sapesse, Six Underground era il film fatto diretto da Michael Bay. Quindi, esplosioni a montone, eccetera, eccetera. Oh, Among Us, anzi, Among Us. Scusatemi, Amogus.
Tra l'altro, ad essere sincero, modalità nascondini in Among Us, anzi Among Us. Cioè, stai come? Poi i ruoli, sceriffo, scienziato, colori, ok, colori, dumb, good, achievements, oh no, immagino che saranno anche, sì, sono proprio del gioco stesso, quindi saranno anche su cross platform. Poi è un riposino, vabbè. Amogus, di cui abbiamo anche la skin disponibile come drop di Twitch, vabbè, lo era in diretta, via. Ciao Show. Stavo dicendo, per Six Underground, questo è un film che è stato ha fatto il Summer Game Fest momento film, lo faccio anche un secondo io. È un film diretto da Michael Bay per Netflix. Un due ore, se non ricordo male, comunque di azione, avventure in giro per il mondo. La trama non è così importante, vabbè, non l'ho letto niente, non è così importante. Quello che è importante è che l'hanno girato a Taranto, in parte l'hanno girato a Taranto. Sì, perché magari uno vede il film, vede le insegne con un linguaggio dell'est europeo, dell'est Europa comunque in generale, e magari pensa tipo Bratislava, no, più sul russo, e pensa hanno girato in Russia, no, hanno girato a Taranto quelle scene. È verso la seconda metà del film, se non sbaglio, che visto che, allora, se non ricordo male, c'era il presidente che veniva scortato. Tra l'altro c'è un passaggio da palazzo, da grattacielo altissimo, perché è da lì che parte, se non sbaglio, la macchina del presidente, e poi arriva a Taranto essenzialmente con gioco di prestigio. E quindi ovviamente figuranti, io mi ricordo anche di essere andato a controllare sulla parte del set che, per chi non lo sapeva, non so come spiegarlo per quelli che non sono messi da tanto. Essenzialmente hanno girato buona parte delle scene dove sta il ponte girevole, che è una rarità in effetti dal punto di vista mondiale, però è dalle parti anche del castello aragonese. Comunque sì, è una zona della città, proprio nella zona centro della città, dove ad un certo punto c'è, tra l'altro qui abbiamo il sequel di Salt and Sanctuary, dove abbiamo per l'appunto l'estremità, e poi, perché abbiamo a Taranto, abbiamo la parte nuova, dove poi c'è anche il centro di Taranto, Piazza Immacolata, eccetera, poi il ponte girevole che collega con la parte vecchia, la città vecchia, effettivamente, dove c'è anche il palazzo di città, dove abbiamo anche da quelle parti abbiamo anche la stazione del treno qui a Taranto. Ecco, io sono andato una mattina, quando stavano girando, quando stavano preparando, a vedere i preparativi, e lì ho visto tutte le insegne con il linguaggio dell'est Europa. Ho visto, tra l'altro, mi sono fatto una camminata enorme perché da lì, per farsi l'altra parte, quella dove sta poi vicino alla stazione, tornare indietro, è un bel po' a piedi di strada, tutto vuoto, ovviamente era tutto chiuso a parte gli abitanti, quelli che abitano là. E poi da quelle parti, nella zona vecchia, nell'altra zona, quella dopo il ponte, abbiamo anche il mercato del pesce. Una delle cose che però ho visto nel film è che c'è un'insegna italiana della Guardia Costiera su una delle strade che, per l'appunto, della zona della città vecchia. Qui invece abbiamo il trailer per Solar Ash, questo mi interessa in effetti. Un'insegna che non è stata toccata in effetti, che quindi abbiamo proprio guarda costiera, e poi abbiamo l'insegna in arabo, comunque sia in lingua dell'est Europa. Attenzione ai dettagli, ragazzi. Poi vabbè, c'è una scena molto particolare, ma non ne parlo qua. Che là proprio la sospensione di credulità non esiste in quella scena. Però qui abbiamo Solar Ash, quindi magari dopo questo trailer, tra l'altro Solar Ash che si è visto anche nell'ultimo set of play di qualche mese fa. Molto bello anche questo. Mi piace molto questo. Mi piace molto la mobilità del personaggio, perché questo è un platform molto dove
questo è un bel platform, da quello che si vede, questo è un platform dove hai molta mobilità, molte possibilità per muoverti. Allora, vediamo un secondo invece qua che altro c'è. Comunque sì, Ryan Reynolds è stato a Taranto, vabbè, Chivalry 2 possiamo anche saltarlo. Tra l'altro è uscito oggi. Questo, scusatemi, non lo salto questo almeno. Ecco qua. Mia, disponibile adesso. Ciao ciao. This month Valorant from Riot celebrated its 1 year anniversary and starting next una volta Monday, che girano 14, un film internazionale a Taranto, purtroppo è una cagata perché da quello che ho visto le recensioni, vabbè, a parte questi errori, poi c'è anche quella scena che è un errore madornale di sostituzione di credibilità. Però di base sembra essere un film proprio cacciarone, però neanche di qualità. Vabbè, Michael Bay, esplosione, eccetera. Tra l'altro, io purtroppo quella mattina quando sono andato a vedere le varie parti del set, vabbè, del set dove stavano girando, dove avrebbe dovuto girare. Purtroppo non ho visto lo yacht gigantesco che invece ha fatto parte poi delle scene a Taranto e che tra l'altro è stato romeggiato dalle parti del ponte girevole per fare scena, visto che c'era anche il castello aragonese sullo sfondo. Ci sta. Ciao Valorant. Ciao Ava. Ma che cazzo? Questo non l'ho visto in effetti in diretta. Ma per cortesia! Ma che era quello? Posso capire un trailer in computer grafica? Ma sono 3 secondi di roba di un... Sarà una skin di un personaggio di Valorant, ma... Ma non è un titolo, è niente! È niente! Sono 5 secondi di roba! Ah, forse qua. Aspetta, magari mi sono agitato per niente. Un attimo. Questa è parte della presentazione che ho saltato. Forse questo è Valorant. Però credo di no, eh. Che cos'è questo? Vabbè, torno a dire che purtroppo lo yacht non sono riuscito a vederlo in diretta quando sono andato là proprio a controllare. Però era enorme. Tra l'altro nelle scene si vede che è uno yacht di quelli a 300 piani. Lussosissimo. E quello purtroppo la Costa Concordia è oggi. Purtroppo quello non l'ho visto. Peccato non essere andato sulle scene quando stavano veramente girando. Io ripeto, prima del girare, quando stavano ancora preparando i pannelli per coprire l'interinità, diciamo, delle scene. Questo mi sa che non è fatto. Io attendo conferma e poi posso tornare a fare la reazione al trailer di 3 secondi di Valorant. È vero che mi sono anche perso che cosa abbia detto riguardo prima Jeff, ma porca troia. Dai. Questo è proprio show. Ah, è Escape from Tarkov questo, è vero. Sì, ho letto che hanno mostrato anche una nuova mappa di Escape from Tarkov. È questo. Sì. Adesso quelle cambi. Quindi un secondo. No, lasciamo andare un attimo. Ho saltato Chivalry 2, non posso saltare anche altro. A parte pubblicità del cavolo. Tipo quella del film di Ryan Reynolds. Ryan Reynolds che comunque ho apprezzato molto nel primo... Un attimo. Nel primo Deadpool. Quello è un film che ho visto e che mi è piaciuto molto proprio per lo spirito dissacrante. Tra l'altro è un film che ho visto per 2 volte. La prima volta l'ho visto... a casa e la seconda volta l'ho visto però al cinema, quindi mi sono corretto. L'ho visto al cinema con i miei amici, però non ho avuto problemi. Ecco, infatti, Escape from Tarkov, la nuova mappa. Esatto. L'ho visto 2 volte, non ho avuto problemi perché comunque sia mi è piaciuto a tal punto, è un film con tanta azione, energia e divertimento che non ho avuto problemi a vederlo poi un'altra volta con amici. Quindi molto apprezzato. Lì Ryan ha fatto una ottima figura. Allora, quindi, visto che quello era Escape from Tarkov, porca troia, Valorant! Ma 3 secondi! Ma Jeff! Ma boh! Un secondo, scusate. Ok, benvenuti a Two Point Campus, sempre da quelli di Two Point Hospital, che in teoria è anche leakato qualche tempo fa perché, tra i leaker nuovi di nuova generazione abbiamo un Microsoft Store.
Perché se gli sviluppatori caricano in anticipo le pagine dei giochi, quelle sono visibili da tutti. Tra questi casi abbiamo per l'appunto Two Point Campus, che tra l'altro esce su tutte le piattaforme, quindi su PS4, PS5, One, PS, Switch e PC. Ovunque, vabbè, un po' come Two Point Hospital. Tra l'altro quello era inizialmente su PC, poi è diventato anche per console. Tra l'altro mi domando, va bene che il 2022, ma visto che Two Point Hospital ha le skin di Sonic comunque sia per l'anniversario, non è che l'avremo anche qua poi? Dipende da quando uscirà, immagino. Ma non è che l'avremo anche qua? Tra l'altro insegniamo un po' i cavalieri della buona educazione, per il contrasto tra cavalieri e robot. Dai, combattetelo con... ah, ok. Lo combattiamo a suoni musica. Dicevo, non è che avremo le skin di Sonic, avremo la skin di Sonic con la faccia. È un incubo che non augura nessuno e mi fa morire quella faccia. Che vabbè, Valorant di nuovo. Ma porca troia, 3 secondi di niente. Sarà stata una skin, sarà stato un personaggio. Ok, ma 3 secondi di niente. Ma dai. Cioè, veramente, allora, quello è stato il punto più basso, mi sa, del Summer Game Fest. Non l'ho visto tutto, ma a naso è il punto più basso. Cioè, una roba inutile. Potevi anche mostrarla, Geoff. Potevi anche chiedere, no, non la mettevo, perché tanto è inutile. È inutile, anche se magari un invio, tipo, può anche essere tipo teaser per un reveal che sarà, tipo, dopo lo show o poco oltre, tra qualche giorno. Ma è inutile. 3 secondi di niente, non si... niente, nada, zirk, niente. Ma per cortesia. Allora, questo Netflix, saltiamo il trailer per Netflix, che ha il suo evento geek anche. Smile, possiamo anche saltare la skin di Stranger Things, possiamo anche saltare via. Questo, tra l'altro, non ricordo se sia stata leakata oppure proprio annunciata direttamente. Scusate, però, via. Via. This time we are announcing an entirely new game label, new game publisher. Ah, questo è Prime Matter, che tra l'altro è un publishing label sotto cazzo media. Koch Media, volevo dire, scusa. Non c'è mai a volte, scusa. Tra l'altro, piccola parte di questo trailer nascondeva un annuncio un po' da vedere. Vabbè, a parte che c'è anche Payday 3. Payday 2 che è uscito anche su, vabbè, è uscito anche su Switch poco dopo il lancio, però più che altro comunque titolo che ha fatto delle enormi cifre all'epoca, però poi Paradox ha avuto problemi, lo sviluppatore Starbiz ha avuto problemi col passare del tempo, quindi ecco perché Payday 3 è sotto come publisher. Siamo una marea di giochi, la maggior parte dei quali in effetti ammetto che non l'ho visto. Abbiamo Kingdom Come Deliverance e Payday per l'appunto. Tra l'altro, perché non lo sapesse, Payday 2 su Switch aveva addirittura una skin esclusiva a tema Switch. L'ha avuta per... credo che fosse esclusiva temporanea, poi è arrivata anche su PC. Però poi c'è stato anche il fatto che la versione Switch è stata supportata di meno. Poi che già aveva problemi Stabriz con il supporto delle versioni console, poi con la Switch figuriamoci. Outward, poi eccolo qua, Kingdom Come Deliverance. L'annuncio speciale per Kingdom Come è che arriva su Switch. E io adesso voglio vedere perché ho visto e letto che il gioco in questione già girava male su PS4. Ecco. Quindi, come stracazzolo pop. Ho visto che uno degli sviluppatori coinvolti in realtà è Saber, ma in realtà c'è uno sviluppatore e poi Saber da una mano. Se di Saber mi fido perché sono stati in grado di portare The Witcher 3 su Switch. Stanno lavorando anche sul gioco di Bruce Campbell. Ah, tra l'altro, aspettate. Last addition, which is that Saber and Prime Matter are working together on a new game in the Painkiller franchise.
Ah, giusto, right, e questo cool è il punto basso, perché l'avevo visto in diretta, però in effetti Valorant mi ha preso di più in quel momento, ma a rifletterci, questo è il punto basso, cioè hai il Teaser Seven Interactive, che per 3 secondi dice, noi stiamo lavorando con Premater su un nuovo painkiller, così, titolo bianco su sfondo nero, nient'altro, tizio che è stato per 5 secondi a parlare, fine, almeno Valorant si è visto un minimo di gameplay, non di gameplay, comunque di gioco, anche se era una cosa inutile. Questo era ancora più inutile. Potevi anche dirlo tu, Geoff. Potevi anche dirlo tu. Non c'è bisogno di chiamare il titolo di Saber per 5 secondi. Minchia, si è dovuto preparare pure, eh. Aveva anche la cosa dietro Keep Calm and Respond. E minchia. Qui invece abbiamo... Allora, com'è che si chiama questo? L'ho visto in diretta, però... Non è che mi abbia colpito particolarmente. Vabbè, però adesso lo vedo meglio. Veramente. Posso capire, ma lasciatelo dire a Geoff a questo punto. E non avere tizio random di Saber Interactive che ne fa menzione così per 5 secondi. Dai, lasciate. Ma non c'è neanche bisogno del titolo col font sullo fondo nero. Una menzione così, basta. Ma dai. Allora, qua abbiamo mostri, alieni. Vabbè, esseri ignoti da crivellare. E continua a dire alla Crucis, okay. Continua a dire che non è che mi attiri così tanto, cioè non mi dice tanto con lo stile, niente, purtroppo niente di che. Abbastanza scialbo come trailer. Strano a dire, visto che c'era una marea di mostri che stava attaccando, però un po' scialbo. L'abbiamo visto anche prima con Lost, anche, però. Ah, War, benvenuto! Scusami se non ti ho visto soltanto ora. E allora, a parte il fatto che, vabbè, lo sto vedendo in differita, però, allora, è iniziato, secondo me, molto bene con Wonderlands, che sarebbe lo spin-off di Borderlands, e con Metal Slug Tactics, che è bellissimo. Sappiamo già che finisce bene con Elden Ring, lo sappiamo già. Però poi in mezzo, per adesso, con picchi, con momenti bassi, molto bassi, che sono stati 3 secondi di cosa di Valorant, che non si capiva niente, e tizio random di Saber Interactive che dice... Noi stiamo sviluppando un nuovo painkiller e basta, con tanto di font su fondo nero e basta. Tra gli annunci c'è stato anche il reveal di un nuovo publisher, o meglio di una nuova sigla di publisher che serve per Immater, che però ricade sempre sotto Koch Media, quindi THQ Nordic, quella branca là. Si è visto anche un po' di Among Us con nuove modalità, si è visto Jurassic Park Evolution 2, poi Dodge Charger and well, maybe the most literal, giusto, qui è per Rocket League, visto che comunque Geoff l'aveva detto che ci sarebbero stati anche annunci per titoli che sono games as a service, quindi abbiamo anche il reveal delle macchine di Fast 9 per Rocket League, e io questo lo salto perché comunque anche qui non c'è gameplay, non c'è niente. Disponibile tra pochi giorni, tra l'altro. Questo invece è il gioco multiplayer di Vampire the Masquerade. Tra l'altro, purtroppo, Bloodline 2, sempre di Vampire, visto che comunque per Vampire the Masquerade stanno facendo una marea di titoli con vari publisher, visto che la licenza mi sa che viene concessa a tutti. C'è di vario tipo, anche abbiamo Bloodline 2, abbiamo anche delle visual novel.
bene, però ha davvero un destino così. Veramente. Veramente. Proprio la sfiga più pura. I can't wait to play this game and we actually won't have to wait long. Tra l'altro sì, abbiamo anche la closed alpha che arriverà a breve. E esce quest'anno Bloodhunt. Available on July 2nd. Bloodhunt will be released later this year. Next, the latest horror game series from the creators of Until Dawn continues with the House of Ashes. Ah, giusto, giusto, questo è sempre dagli creatori di Until Dawn che hanno la, se, la miniserie che, svilu- che è pubblicata da Bandai Namco. Bandai Namco che tra l'altro si è mostrato un bel po' al Summer Game Fest, perché a parte Elden Ring e questo, hanno mostrato anche un trailer per Tales of Arise e quello non me l'aspettavo, in effetti. Scusate. Io mi aspettavo che Tales of Arise sarebbe apparso alla conferenza Microsoft, visti i precedenti di partnership tra i due, tra Xbox e Namco. Non qua. Quella è stata una grandissima sorpresa, ma tanto vediamo a breve. Satellite sweeps of the war zone have uncovered what appears to be an underground storage facility, but I strongly suspect where chemical weapons are hidden, so we need to move fast. To descend into the unknown alone is extremely brave. Questo è uno di quei giochi di cui, perché questo è sequel, sempre della stessa serie, è una di quelle serie di cui non so assolutamente niente. Devo essere, non posso parlare se non conosco proprio assolutamente niente. You teeter. Non è Call of Duty, però, so che potrebbe sembrare qua, ma non è Call of Duty. È una serie horror. Tra l'altro, Until Dawn, che è uno dei titoli che sono stati sviluppati dallo team, da questo team, ho sempre visto come un titolo molto bello in realtà, perché da quello che ho visto, comunque, c'è una strana componente di... provo a spiegare meglio. E allora, Until Dawn è un gioco horror dove tu hai... ecco loro. Dove tu hai varie scelte da compiere. Ovviamente il gioco cambia a seconda delle scelte. Quello è un tipo di gioco che ho sempre visto alla grande funzionale quando hai degli amici con cui giocare, perché magari gli amici ti dicono: scegli questo, scegli questo, scegli questo, no, scegli quell'altro, dai! E vedere poi tutti quanti assieme come cambia il gioco a seconda delle scelte può essere molto divertente. Ma anche perché in effetti, da quello che ho visto, è davvero divertente come l'hanno fatto per Until Dawn. Molto divertente. Quello l'ho sempre visto veramente, ripeto, come un titolo dal grande fattore di intrattenimento, dalla grande capacità di intrattenere. Proprio per la questione del giocare assieme, del decidere assieme, magari anche del, degli amici che, fa, che ti indicano le scelte sbagliate. Ecco, per l'appunto, Tales of Arise. Tales of Arise che... allora, di recente si è anche dimostrato al Tales of Festival, se non sbaglio. Comunque sia, non troppo tempo fa, ad aprile, con data di rilascio il 10 settembre. Quindi veramente esce abbastanza presto, in effetti. Dopo un anno e passa di silenzio. Magari non è più con tutti gli effetti della Madonna particellari che si erano visti al trailer di annuncio, però comunque è bello da vedere. E tra l'altro sembra comunque un Tales of diverso dagli altri. Ma, o meglio, ha molte caratteristiche dei Tales of precedenti. Forse anche più di quello che alcuni speravano. Però comunque, per quanto riguarda l'aspetto grafico, per quanto riguarda magari non lo stile generale, ma almeno l'applicazione dello stile, perché sembra essere andare un po' più verso il maturo. Però forse non troppo, e forse va bene anche così. Troppo edgy poi è brutto, troppo edgy poi uno neanche lo prende troppo sul serio. Va bene che la trama sembra essere seria, però lo stile, se non è troppo edgy, oddio, abbiamo le piume da corvo qua sulle spalle. Il destino può essere sfidato. No, che non è finita. Ecco, appunto, quindi iniziamo. No, comunque sembra bello. Sembra bello.
Io mi ricordo ancora adesso, anzi me lo sono ricordato perché vedendo il trailer qua di Tales of Arise, che a parte che ho giocato Tales of Grace SF, e mi ricordo che mi piacque ma non così tanto. In effetti è uno dei capitoli più deboli, soprattutto per quanto riguarda la storia. Ah, il piccolo principe, è vero, sì, per Sky. E questo mi ha sorpreso molto. Sky, che tra l'altro è sceso Switch questo mese, è la stagione con il piccolo principe. Che tra l'altro ha strasenso per il concept del gioco, in effetti ha strasenso. Esce il 6 luglio. Tra l'altro anche esteticamente ha strasenso. Che bello che è da vedere Sky, che in realtà è uscito inizialmente su mobile come free to play, e ovviamente sarà free to play anche su Switch, però... Comunque, dicevo, a parte Tales of Grace SF, io ho anche iniziato Tales of Xillia. Mi ricordo che l'ho comprato in saldo, avevo di tanti saldi, dei tanti titoli comprati in saldo su PS3. Ricordo di iniziarlo, vedo un bell'ambiente, era la città iniziale. Poi, in una scena, vedo una loli che non so per quale motivo, vabbè, stava cadendo, si vedono i classi più classico dei panzer shot. Io spengo il gioco, non lo più. Quella scena, non lo so perché, forse perché era... Vabbè che stava cadendo, però è stata così gratuita, così idiota, che proprio non ce l'ho fatta a continuare a vedere, a giocarci. Mi ha proprio preso male. Vabbè, è anche vero che poi ho giocato altro, cioè poi magari sono andato altre cose. Questo è molto bello, invece, tra l'altro, come gioco. Dal punto di vista estetico, questo è bellissimo. Bellissimo. Ho visto il trailer in diretta e questo è francamente bellissimo da vedere. C'è un po' di studio, no, un minimo, ma neanche tanto in effetti, perché è uno stile più sull'occidentale. Però vedo l'ispirazione in Studio Ghibli. Poi anche perché abbiamo il tema della natura, e il tema della natura sfidato dall'uomo, da quello che vedo per i razzi qua che vengono, che arrivano verso la Terra. Tanti, tanti razzi. Questo è davvero bellissimo. Un'avventura disegnata a mano. E in effetti lo stile... Si vede che... si vede che ci hanno messo una certa mano per farlo. L'altro. Un'odissea al di fuori della terra. Non è che si sia visto tanto di gameplay, sembra essere per appunto un'avventura su un con meccaniche 2D, quindi su piano 2D, però sembra bellissimo. Più che altro mi interessa molto vederne di più. Sì, per Xbox Series XS, Xbox One e PC. E su PC lo prendo volentieri. Se soltanto arrivasse una GPU come si deve. Però visto che la GPU tarda ad arrivare, vabbè, 2022. Però con tutti i problemi delle GPU, del GP di questo momento. Overwatch 2. È vero, dobbiamo anche annunciare che hanno cambiato per il numero di giocatori. Si passa da 6 contro 6 a 5 contro 5. Overwatch 2's format is changing to a 5v5 team format. This requires a fresh look at all of our heroes in the game. It should feel... Vabbè, saltiamo questa parte anche, magari. Vediamo la parte nuova. Yeah, so this is Baptiste. And there's a lot of new technology that go into our models. We have new share hater hair shader tech, excuse me. Ce l'hai fatta, bravo. To get the look that we're going for with his haircut. He also has sarà capitato anche a me 50 volte durante questa live, quindi. Give that medic or surgeon vibe to him. Yeah. Vai di animazioni. Thank you. And we're going to Sombra, I think, right? Yep, so next up abbiamo anche Sombra. This was a very challenging look for us to update. It's an asymmetrical design. There's so many layers of hair and clothing and technology in this. If you look closer, you can actually see circuitry and nodes embedded in her clothing. She's a world-class hacker, so it all makes sense.
da aggiornare, da modificare. Vabbè, quindi per Overwatch 2 soltanto delle skin nuove per personaggi già esistenti. Perfetto. Vabbè, sempre meno di Valorant comunque. Almeno per questi, per cui abbiamo visto Baptiste. Personaggi che esistono, che, sì, che conosciamo, possiamo già vedere. Là non si è visto niente. Poi vabbè, lasciamo stare per Painkiller. Questo è, aspetta, invece... We are going hands on with a game that is coming out in just a couple today. Aspetta, aspetta, un attimo che devo tornare. Hey guys, it's Jeff Keighley. Ah, Dark Alliance. Oh no. Allora, questo è un gioco. Ah, però non vedo lo shake. Aspetta, questo è segmento con me. No, no, no. E che balle però. Okay, okay. No vabbè, questo mi sembra strano. Allora, faccio vedere un secondo. Calmi voi. Purtroppo questo è un gioco che secondo me ha qualche potenzialità, perché comunque è un gioco multiplayer. Però è rovinato da del jank. Proprio ha delle cose di jank che in realtà qua non sto vedendo ancora, perché una delle cose principali in effetti è che quando tu dai colpi, da quello che ho visto ad esempio in un video lungo di IGN, è che se tu dai colpi, quando lo stanno facendo vedere però forse hanno aggiustato quella parte là, l'hanno aggiustata, che c'era uno shake clamoroso della camera per ogni colpo che davi, e quello poteva provocare anche un pochino, poteva anche irritare molto, perché era veramente molto esagerato, anche molto lungo per ogni singolo colpo. Oh, ti hanno aggiustato quello. C'è altro jank, però almeno quello non c'è più. Non lo vedo, non vedo lo shake. Se ne sono resi conto, alleluia. Se ne sono resi conto. Molto entusiasti loro. Ma per cortesia, ehi. Sii cortese quando muori tu, mi raccomando. Si muore. Se si muore, si muore con dignità. Per favore. Beh, niente. Ah, Paladins, così subito. Ah, sì, Gen Lock, che è di Lost RP. E sono quelli di Ruby, tanto per dire. Il nome è Kinesa. No, no. In arrivo a luglio. Alright, Summer Game Fest kickoff live presented by Prime Gaming continues. Qui stiamo un pochino nella parte proprio bassa, comunque in generale della presentazione. Proprio tante cose di cui non voglio dire che frega nulla a nessuno. Però comunque, vabbè, almeno il ritmo ci sta, perché io mi ricordo ad esempio l'anno scorso per il Gamescom Opening Live, non sarà neanche stata tutta colpa sua, perché eravamo nel mezzo della pandemia, quindi con publisher che si sono dovuti rabattare in vario modo per organizzarsi, per giostrarsi tra presentazioni o comunque sia per come fare i trailer proprio a prescindere. Quindi c'era anche quella componente, però è stato un eventaccio quello, non ricordo ancora adesso. Purtroppo mi dispiace anche dirlo, perché ripeto, le condizioni non erano le ideali e ovviamente hanno influenzato, però è stato un brutto evento quello. Almeno qua c'è ritmo, anche se questa è una parte della presentazione di cui mi sta fregando abbastanza poco. Però adesso c'è... Ah, mostrate solo i due. Qualcosa di meglio almeno adesso. Wings of Ruin. Sì, è sul titolo del gioco. Bravo. Tra l'altro questo è un altro trailer che non mi aspettavo qua. Non dico che me lo aspettassi all'evento Nintendo, ma tipo a quello Capcom, visto che è un evento Capcom dove c'è proprio anche mostrante solo il 2, là me lo aspettavo. Non qua. Mostrante solo il 2 che... Scusate. In tutti i tesi si sente abbastanza bene. Forse un po' meno il battle system, ma sembra essere migliorato abbastanza rispetto all'originale, che era veramente sasso carta forbice. Ma qui sembra avere qualche strato di più di...
hanno aggiunto varie componenti che rendono un po' più profondo. E in generale comunque sembra essere abbastanza bello. Sono molto interessato a vedere, leggere recensioni, vedere video poi con più gameplay, perché in effetti tanto, non è che abbiamo mostrato tanto gameplay in queste l'ha mostrato negli eventi propri, però non eccessivamente, e spero che non sia perché non si fidino così tanto di mostrare il gameplay del gioco. L'hanno mostrato però magari gli amiibo immancabili, tutte le cose, sì, abbiamo la deluxe edition, abbiamo anche i costumi in arrivo. Oh, mai che uno si ricordi, mai che questi trailer si ricordino che c'è anche su Steam. Sono sempre presentati per Switch e si scordano sempre che anche per Steam. Vabbè, Capcom fa così per mostrare la sua struttura. Vabbè, Capcom è anche Nintendo. Ah, Sonic? No. Ah, Wizard, no. Basta un pochino. Quel gioco era... Ah, Waybreak, ecco, sì, questo non ricordo. Questo è uscito su Stadia l'anno scorso. Uscirà su Switch e PC quest'anno, mi sembra anche a breve. Questo è, immaginate, Waybreak con gli animali e con le armi. Open world, cioè open world no, però con livelli open. Ecco, questo è il gioco. Aggiungeteci anche uno stile sugli anni 80. Non so qua la musica quanto azzecchi con il gioco, con il trailer qua, però vabbè, però vabbè. Saltassimo un altro pochino qua, anzi saltiamo là. Vabbè. Che ricordo comunque anche... Ah, 23-12, sì, magari saltiamo al... saltiamo qua. E poi facciamo... perché dopo questo c'è anche un po' di Monster Hunter Rise, eh. Allora, saltiamo ancora, ancora, ancora... avanti. Ma dura la presentazione qua di web di... con Wizard. And a, let's turn to a game that we announced last year. Ah, Endless Dungeon! Questo è stato annunciato al... ai Game Awards, non ricordo. Ok, questo voglio vedere in realtà, perché sembrava molto interessante dal trailer. Amplitude e Sega. Yep, all of them. Rule number one: certain weapons work better on certain monsters. Come al solito. Or die. Oh. Option B then. E non inciampare tu. Rule number two. Use turrets to protect that unstable dust bomb we call the crystal. Because it's their catnip. And if it goes, you go. Quindi proteggere anche quello, perché altrimenti yep. Poi muori. Just like that. Rule number three. Sempre fare attenzione ai propri amici. Even if you've got the guns, the turrets, and the crystal, you can't do everything by yourself. If you fight alone, you die alone. Devi sempre credere nel potere dell'amicizia. E ti ripresenti qua. And rule number four? Well, if you've got all that going, but you still can't win, you gotta change the squad. In effetti. Tag team. I'm in. Ah, finalmente. Date d'uscita ancora niente però. No, comunque sembra bello. Sembra bello e interessante. Questo voglio vederne ancora di più. What are you guys doing tonight? If you're lucky enough to have a PS5, you're probably getting ready to play Ratchet and Clank Rift Apart. I've been playing it and in effetti sì. Visto, vabbè, io non ce l'ho però sì, visto che esce domani. Anzi, tecnicamente esce tra 46 minuti. Marcus and Mike.
Hey Jeff and everybody watching Summer Games Fest Kickoff Live. Ah, il green screen. No, vabbè, però così no. Ratchet & Clank non si merita un green screen così, dai. Ma i capelli che si... Che flutto, no, che flutto non ho, però comunque sia che la cui massa si modifica a causa del green screen, no, dai. Is that right, Mike? That's right. Vabbè, cioè, madonna santa, no. Si vedono anche contorni di... No. Allora, io capisco che non, magari questa è stata fatta in maniera abbastanza... Cioè, l'avranno fatta veramente nelle pause pranzo. Ma un minimo di cura, vi prego. Va bene che non deve essere tutta questa gran cura, ci sta, eh. Ma un minimo, almeno i contorni, l'audio. Madonna santa. Tra l'altro, lo sfondo di una risoluzione, l'oro di un'altra, molto più bassa. All right, we're now about to be joined by the one and only Giancarlo Esposito to talk Far Cry 6. Giancarlo Esposito. Ma per cortesia, cioè, io ho visto nel secondo tizio i bordi bianchi intorno alla faccia. Almeno Giancarlo Esposito è a casa. Qui va bene. Non è un problema, anzi, figuriamoci, visti i tempi che corrono. Ma potevate farlo anche a casa, non c'è bisogno di fare lo sfondo così, cioè, tanto sforzo per rendere le cose peggiori, madonna. Sarebbe stato meglio farlo a casa. Facevate la vostra bella registrazione a casa, la inviavate per fare un po' di montaggio. Tra l'altro bisogna anche specificare una cosa, visto che si è visto un po' di motion capture. Ecco, quella è una di quelle parti dell'industria che è stata colpita dal Covid, perché ovviamente nel picco della pandemia non è che fosse così facile, anzi era molto complicato prepararsi con attori, tecnici, per avere personale in generale per sessioni motion capture, cercando anche comunque di evitare che la pandemia, di evitare casi di Covid. Ovviamente anche questo ha rallentato il gioco di certi giochi, anzi come si è rallentato, così come anche per il doppiaggio, ad esempio per Persona 5 Strikers, il titolo è arrivato molto più tardi di quanto previsto perché i doppiatori, la versione intendo inglese, la versione per il territorio, per i territori occidentali intendo, perché essenzialmente i doppiatori non potevano registrare. Va bene che si può anche registrare a casa, però lì bisogna anche dire che c'è anche la questione del mix dei microfoni, ad esempio bisogna cercare di fare in modo di avere i microfoni settati in modo tale che tutte le voci siano della stessa qualità, puoi avere anche la direzione comunque, perché non... Vabbè, uno amatoriale può doppiare da solo, si divide da solo. Ma quando sei parte di un team, c'è comunque anche il director, il direttore che ti imposta la voce come devi fare per certe scene. E là però non è così facile in remoto, anzi, poi per l'appunto, ripeto, inviare le clip magari preparate da sé con attrezzature differenti, ovviamente, persone diverse, attrezzature differenti. Quindi vuol dire anche che magari la qualità della registrazione, non parlo della voce in sé, parlo di quello che c'è nel microfono, non potrà essere completamente uguale da persona a persona se hanno tutti apparecchiature diverse o anche impostazioni diverse, tipo volumi, eccetera. Quindi c'è anche questa sfida da fare, che poi, ovvero quello che poi deve ricevere tutti questi materiali e fare il mixaggio, editing. Ovviamente queste cose sono più facili quando ci si riunisce tutti quanti assieme in presenza, molto più complicate, possono essere molto più complicate quando invece si fanno in remoto. Anche questa è stata una sfida, ripeto, Persona 5 Strike è uscito molto più tardi perché non potevano registrare, solo in seguito poi hanno trovato la quadra e hanno potuto registrare, quindi è per quello che ho dedicato molto più tempo. And displays that coldness in a very particular way. I think Anton could be the most violent man on Earth. Giancarlo Esposito che parla della trama di Far Cry 6, che esce a ottobre, se non sbaglio. Moff Gideon is otherworldly. Tra l'altro, da ricordare come Far Cry 6 doveva uscire in origine a gennaio, però poi pandemia, c'è sta. Cioè, non posso lamentarmi troppo. Fair enough. All right, Giancarlo, thank you so much for hanging out with us. We will check out the revolution in Far Cry 6. Ah, giusto, il gioco non politico, Far Cry 6, giustissimo. Ok,
Giancarlo Esposito, ciao. In realtà hanno fatto anche, lasciato anche un articolo sulla politica di Far Cry 6. Devo ancora leggerlo in Italia, però. Basta! Basta! Oh, ecco! Ecco, questo ho visto delle immagini, ma dovevo vedere per l'appunto... In realtà si era anche già visto, era già leakato tramite data mining. Però vederlo vedere così la skin di 2B in Fall Guys fa effetto. Fa un enorme, grande, gigantesco, mastodontico effetto. Ah, abbiamo anche lo spot per Genshin Impact, perfetto. Tra l'altro MiHoYo con lo slogan poco pretenzioso, cioè gli otaku salveranno il mondo. Ma per cortesia. Convinti? Oh, Genshin comunque è un grande successo, nulla da dire. Tutto che da quello che ho letto ci sono problemi di sicurezza che sono emersi negli scorsi mesi. Però, grande successo. Nonostante le impressioni fossero... Ehi, ma questo è un clone di Breath of the Wild! Ehi, ma prende proprio, attinge a piene mani a Breath of the Wild! Wow! Però ripeto, grande successo. Però, gli attacchi sono grandi modi. Oh, sì. Gioca ora su PS5, PS4, iOS, Android. Allora, questo invece è l'annuncio di Deviation Games, un team che svilupperà un titolo AAA con Sony. Questa è la terza partnership che Sony annuncia con sviluppatori esterni, tipo ne ha annunciata una per il nuovo team di Jed Raymond, che ha diretto Assassin's Creed, che ha lavorato in Assassin's Creed, è stata anche parte degli Stadia Game Studios prima che venissero seccati, poveraccia però, e il suo team adesso è riuscito a creare comunque un nuovo team. Questo team lavorerà con Sony per un titolo. So we thought, after all these years, you know, what if we deviated? Yes. So that's Deviation Games. Ci chiamiamo Deviation, abbiamo deviato. Siamo comici. From day one, we got complete financial security to work with creative freedom and time, not just to make a brand new IP, which is what we're doing, but a groundbreaking new IP with innovation. Eh beh, sì, avere i soldi... di PlayStation può aiutare se sono se sono in buona quantità, e visto che il titolo dovrebbe essere dovrebbe esserci una buona quantità. Big ideas from you guys as we would expect. Now I know it's very early and there is nothing to show on the game today. But can you tell us a bit about what kind of game you're making? What can we expect? Yeah, I mean you're very right there, Jeff. Very early, but a lot of exciting stuff going on. So essentially, we spent the last year building the team, right? And so quindi, what we knew was we wanted to collect passionate, creative, collaborative people and bring them together kind of under one roof. And that's what Deviation Games is. So, we don't have anything to show right now, but that collaboration, that imagination is going on and we're going to have something that's going to... Niente, non sarà adesso, però la collaborazione e l'immaginazione sono tali che avremo un bel popo in seguito. There is one more piece of the puzzle though that you want to reveal today, and for that, let's take a look at this. Ah, abbiamo il trailer anche per questo, cioè il trailer soltanto per mostrare ehi, lavoriamo per PlayStation. PlayStation. Ah no, niente, okay, non c'è la parte finale. Blue of PlayStation, so you're partnering with PlayStation. What can you tell us about that partnership? That's right, Jeff. The partnership with PlayStation, it's all about quality. From soup to nuts, this project is all about quality. And our team of deviators that we have... Ma basta con questa battuta! Non ridere tu, cosa ridi? We are so proud of you. And, siamo così orgogliosi di partnership with Sony. Per la battuta, it's very, spero very di no. Simple. I mean, God, just look at the track record of consistency of high quality games that they do. Cioè, per favore, guardate al track record della consistenza, la qualità dei giochi sviluppati da PlayStation. E faremo parte di questa qualità. How they're managing to accomplish that. So we couldn't be more proud
to expand PlayStation's portfolio, which we're going to do in a very, very enthusiasmo, ma tutt'altro a tutti poveri, però. Let's just face it, right? Sony Box, and they cavolo, they però, kind of crazy, so we're very happy with the partnership. Poteva, posso capire stare sul palco, però così a lungo per l'annuncio solamente della partnership con Sony, non lo so. Ripeto, mi dispiace per questi qua, perché comunque capisco benissimo l'entusiasmo. Oh, lavorano per PlayStation, hanno un gioco in partnership con PlayStation, l'entusiasmo è per forza di cosa alle stelle. Ah, il concerto di Sonic. Oh, magari solleviamo un pochino. Per chi non la conoscesse, quella è la, qual è il tema iniziale dei livelli con il Werog. Questo invece è il tema principale di Sonic Unleashed. La Sonic Orchestra. E posso essere sincero? Io quasi quasi Sonic Colors Ultimate me lo prendo questo settembre. È un titolo, vabbè, non è Unleashed, però visto che è la prossima uscita di Sonic, è un titolo che per il quale ho buoni ricordi su Wii. L'ho rigiocato anche non troppo tempo fa. Qualche crepa è emersa in effetti, però rimane comunque un titolo di buona qualità. Molto buona secondo me anche. È francamente un titolo di Sonic 3D che è uno di quelli che mi è piaciuto di più. Oddio, visti i precedenti, non è che ci sia questa, non è che sia una dichiarazione così tanto sconvolgente, però dico, Generations e Colors, e in effetti Generations condivide molte cose con Colors, sono i titoli della maggiore qualità. Unleashed purtroppo ho giocato la versione Wii, che era buona, però non è quella HD, ci sono dei livelli che non hanno, che non sono nella versione Wii, e so, e comunque da quello, comunque la struttura dei livelli è un po' diversa tra Wii e versioni HD, PS3 360. Da quello che ho visto e che ho letto, le sezioni di Sonic normale sono di alta qualità, difficili ma di alta qualità. Quelle del Werog, però queste invece sono di alta, di buonissima qualità, e è un peccato che non sia ancora riuscito a giocarci. Quindi magari Sega, dopo Colors, un Unleashed per PS4, PS5, eccetera eccetera, magari così recupero anche questo. Eh sì, magari 23 o qualcosina me la vedo del concertone. Ah, Back for Blood. Sì, però con calma, là, con gli effetti, con calma. New look at the zombie multiplayer fun of Back for Blood. And right now we've got a quick tease of a new boss and news on the beta coming later this summer. Quindi, teaser per il boss e notizie sulla beta in arrivo più tardi quest'estate. Quando cavolo finisce però questo evento? Non dovrebbe mancare molto in effetti. Però sì, comunque a parte gli scherzi, in molte parti, non voglio dire inutili, però quasi. Cioè, abbiamo avuto tre bassi in effetti tra Valorant, Painkiller e Deviation Studios con... e abbiamo deviato. Poi anche altra roba non tanto interessante. Purtroppo. Il ritmo sta. Il ritmo almeno sta. Non è una cosa lenta che hai un trailer e poi devi aspettare 50 minuti per l'altro trailer. Quindi almeno quello c'è. Meno male. Perché se fosse stato anche lento così, sarebbe stato molto peggio. Last year Steam and Xbox did incredible demo events around Summer Game Fest. And this year Steam's Next Fest starts next Wednesday. And Xbox is back again to do an ID at Xbox demo event, which I'm announcing right now. Ah, tra l'altro, bene, abbiamo Jeff Geoff che annuncia l'evento ID at Xbox. One of the games I'm most excited about in the lineup is Tunic from my fellow Canadian Tunic è bellissimo, ma è un altro di quei titoli che è stato annunciato anni fa che deve ancora uscire. Oh, magari 2021 è l'anno dei miracoli ed esce anche quello, eh. Cioè, abbiamo un anno in cui escono.
Neo the World Ends With You, No More Heroes 3, dai leak Shin Megami Tensei 5, completiamo i miracoli e facciamo uscire anche Tunic, dai, dai. Per poco nera anche Miracolo per Elden Ring. Vabbè, tanto lo vediamo, non so quanto manca ancora, però lo vedremo a breve, credo. Quanto è bello Tunic, quanto è bello. L'impostazione è tanto selviana, lo stile è fantastico, qua questo è uno di quei titoli, visto che non è su Switch, per i quali che prenderò su PC a questo punto, però per l'appunto spero e prego che sta stracavole di GPU arrivi quanto prima. Vabbè, bisogna anche vedere quando esce Tunic, però se esce abbastanza presto. Qua non ne parlo, magari all'evento potrebbero anche dare una data. And Sable also is going to be one of the games in that, along with a lot of other awesome titles, so check that out next week on Xbox. Next up, stave off Ragnarok in this ancient Norse-inspired co-op action survival RPG. God of War, no. You can also fully play solo. Classic hack and slash gameplay goes Viking in Norse Fell's Tribes of Midgard, launching on PlayStation and PC July 27th. Allora, se non sbaglio, questo, allora questo lo salterei anche un attimo. Questo lo salterei anche. No, lasciamo stare. Vediamolo. Lo stile non sembra malaccio in realtà. Cell shaded. Non è male lo stile. Your tribe's journey starts in the wilderness. Hunt down pets, gather rare resources and explore the untamed world. Once you've plundered all you can carry, return to your village and use those resources to forge Viking-worthy gear. You must protect the seed of Yggdrasil at all costs. Gioco co-op a tema vichingo. Lo stile, ripeto, non è male. So take heed. The Helthings rise when the sun sets. Destroy these dark spirits before they destroy the seed. Il gameplay sembra buono. To venture into new lands. Allora, questa è la mia volta che lo vedo, Anzi, forse l'ho anche visto qualche immagine in passato, però prima volta che vedo il gameplay così a lungo. Sembra... non sembra male. Non sembra male. Potrebbe essere uno di quei giochi... Vabbè, ovviamente, visto che multiplayer è quella la sua forza. Però sì, potrebbe essere un gioco che guadagna veramente tanto, tanto giocato con altri. E che potrebbe essere divertente di suo. Ma salve anche a te! Let's show them our might is greater than their height. As the saying goes, Valhalla can't wait. Tribes of Midgard. Non sembra male, ripeto. Ora. Who's ready for some Evil Dead? Ah, Evil Dead. This game last December at TGA and now questo, it's time. Questo lo salto, questo lo saltiamo. Questo lo saltiamo, mi dispiace per Saber, visto che stanno lavorando a questo. Tra l'altro c'è anche su Switch, c'è su tutte le console questo gioco. Però questo lo saltiamo. In effetti non mi pare male per il genere. Poi c'è tutta la componente Evil Dead, quindi figuriamoci. Però allora, okay guys, now it's time. Ok, siamo arrivati ad Elden Ring. Ci siamo. Qui abbiamo tutta la manfrina di Geoff. Abbiamo fatto, sono così orgoglioso che questo team abbia capito la mia visione di evento estivo del Summer Game Fest e abbia deciso di condividere con me e solo con me questo trailer per Elden Ring, perché dopo anni di attesa, dopo un anno senza niente, dopo i leak di marzo, dopo la promessa di un trailer a marzo che poi non è stata mantenuta, promessa, cioè rumor, io sono così orgoglioso di salvare il game con il trailer, non un trailer ma il trailer, Elden Ring. Cioè guardate che è emozionato, Geoff è emozionatissimo, lo si è sentito benissimo. E bisogna dire comunque, anzi sapete che c'è? Mi muto e ne parliamo dopo il trailer. Mi muto.
the tarnished will soon return, guided by grace once lost. The Golden Order is broken to its core. The Elden Ring, emboldened by the flame of ambition, someone must extinguish thy flame. They will fight, and they will die in an unending curse. It actually happened. Elden Ring, sì, is coming, as you saw, January 21st. Mi viene da dire una parola per commentare il trailer gen, di Elden so Ring. Potente. So much. La direzione artistica è di alto livello. Uno può anche dire, vabbè, ma la grafica, oh God, perché in I'm effetti free, si notano delle imperfezioni grafiche. Ma oh, questo esce anche su PS4, Xbox One e Open World. Ci può stare, non è un problema. Chi se ne fotte, chi se ne frega assolutamente. La direzione artistica è fantastica. È bellissimo da vedere, comunque, bellissimo. Sembra veramente Dark Souls, ma Open World. E forse basta anche questo. Tra l'altro ho visto anche una mossa che sembrava un po' da Sekiro per l'agilità. Quella per l'appunto con la spada che fa la capriola e poi si ritira indietro. Però ci sono elementi tipo il cielo tutto rosso, per direzione artistica illuminata e allucinata, perché ho visto elementi fuori da questo mondo e da altri mondi ed è perfetto. È perfetto. Thanks again for being è a veramente part of una cosa bellissima da vedere. We'll see more, and stay tuned. Si vede per l'appunto la natura di From Software, si è vista proprio. Right now. Good night, everybody. Però diversa rispetto ad altri titoli, ai Souls classici. Oh, finalmente è finita questa. Purtroppo non riesco a vedere anche il Day of the Devs, perché adesso finisco di commentare Elden Ring e giochiamo un pochino a Monster Hunter Rise. Non troppo in realtà, facciamo un 40 minuti, però ci facciamo un pochino di Monster Hunter Rise. Però per l'appunto stavo dicendo, direzione artistica altissima. Bello da bellissimo da vedere anche se ci sono delle imperfezioni, ma chi se ne frega. Tra l'altro mi sa che va a 60 frame su PS5 ed Xbox Series XS, perché comunque il trailer è a 60 frame. Mi sa che andrà quel frame rate su PC e su console appena uscite. Oh, è tanta roba, eh. Se così, vabbè, ci sarà del jank di From Software, me lo sento, però se almeno quello è il target, è tantissima roba.
È comunque open world, ricordiamolo. Non si è... O meglio, si è vista parte un po' della storia, ma non è che ci sia capita così tanta. Però non fa niente! Non fa niente! Non è importante, tanto... Vedremo, immagino che vedremo abbastanza da qui a gennaio, perché tra l'altro... Porca troia, esce a gennaio! Ok, magari qualcuno sperava che uscisse quest'anno. Ma io in realtà temevo che uscisse molto, molto più in là nel tempo, 2022. Tipo metà, se non poco, se non luglio, vabbè, settembre 2022. Perché avevo letto anche di rumor che From Software stesse subendo veramente tanto l'impatto del Covid. Oltre anche a problemi nello sviluppo delle versioni per PS4 e Xbox One. Quindi, immaginate la mia sorpresa quando ho visto che esce a gennaio. Tra l'altro esce la settimana prima di Pokémon Legends. Cioè abbiamo in due settimane l'approccio open world di From Software e quell'open world della, di Game Freak. La pazzia! La pazzia! Ok, che va bene, Pokémon Legends deve mostrare... È un approccio molto forte per Game Freak, però deve mostrare tipo... Che ne so, che magari non ci sono Pokémon che vanno 8 frame a poca distanza, dico, Però... Wow! Sarà un gennaio interessante. Si parte po' così. Quindi Elden Ring, bellissimo, fantastico. Mi sa che ci sono anche delle immagini, andrò a vedere dopo aver terminato questa live. Bello, bellissimo. E la presentazione in totale invece è iniziata bene con Wonderlands e Metal Slug Tactics. È finita alla grande con Elden Ring. In mezzo alcune cose sì, altre cose no, e altre inutili. Ripeto, perché Ryan Reynolds per presentare un trailer non di un gioco ma di un film? Ma lo so che Geoff Keighley ha la mania di voler avvicinare il mondo del gaming al mondo del cinema come riconoscibilità, come maturità, diciamo. È migliorato nel corso degli anni, Io mi ricordo cose ben peggiori anni fa, mi ricordo i VGX 2013, molto, è migliorata tantissimo la situazione. Mi sa che c'era Ryan Reynolds anche in quell'occasione, però comunque è migliorata tantissimo. Però c'è ancora questa pretesa, questa voglia, e purtroppo lo si vede, cioè, ripeto, a cosa serve un trailer di un film in un evento dedicato al gaming? Può sembrare una polemica un po' vuota, ma no, cioè... Non serviva assolutamente, non era neanche per presentare, tipo che ne so, un contenuto del film in un gioco, tipo per Fast and Furious, almeno quello ha il contenuto in Rocket League, cioè, non è un problema, figuriamoci. Abbiamo Jurassic World Evolution 2, Jeff Goldblum ci stava come per presentarlo, per annunciarlo, figuriamoci. Ma Ryan Reynolds non ha neanche annunciato, cioè, ha annunciato solamente un trailer per il suo nuovo film, basta. Questo era soltanto per avere una star di Hollywood a presentare un trailer. Basta, nient'altro. Giancarlo Esposito ci stava perché è in Far Cry 6. Cioè, veramente. Poi, vabbè, Valorant, lasciamo stare. Painkiller, lasciamo stare. Deviation, deviato, mi dispiace per il team, perché sembra è chiaramente entusiasta il team di avere una partnership con Sony, con PlayStation. È grazie al cazzo che è entusiasta. E come? Ma... non così. E poi per l'appunto mi sa che a questo io do un 6 stiracchiato. E il 6 stiracchiato è per Elden Ring. Metal Slug Tactics è molto bello. Wonderlands è interessante, quindi all'inizio è stato buono, molto buono. Elden Ring è la chiusura del botto. Ma in mezzo ripeto, alcune cose belle, altre cose brutte, altre cose che non dovevano esserci, purtroppo. E quindi, a questo punto, io direi che posso effettivamente fare il cambio di scena e andiamo su Monster Hunter Rise, sperando che non mi dia problemi qua con OBS, perché non vorrei dover fare un'altra, dover interrompere questa live. Preghiamo, incrociamo le dita. Oh, è vero, in effetti. Scusate. Perfetto, perfetto, ci siamo. Allora. Un attimo.
scusate un secondo che per sbaglio ho fatto che mi sono gente. Volevo aumentare un pochino un secondo che devo allora comunque sia, per quanto riguarda Monster Hunter Rise, in effetti non ho giocato in questi giorni, mi sono dedicato più che altro a Super Smash Bros. Ultimate, quindi non ho armi nuove da mostrarvi, non ho cose nuove, però in effetti la volta scorsa, allora un secondo che aumento il volume, eccoci qua. Abbiamo, grazie al consiglio di Ignoart, ah un secondo che devo fare un'ultima cosa in effetti, devo cambiare la descrizione qua, solo un secondo o meglio che altro cambiare la categoria. Allora, un secondo, Monster Hunter Rise. Olè, andiamo. Dicevo, a questo punto oggi, in questi 40 minuti che ci rimangono, proviamo il falcione con il setto nuovo, perché la volta scorsa Ignoart mi ha consigliato, abbiamo avuto una chiacchierata con Ignoart in live e mi ha in effetti erudito sulla possibilità, o meglio mi ha ricordato che ci sono gli insetti nuovi da prendere e soprattutto insetti con delle qualità molto particolari, tipo ad esempio quella di darti sempre di base il potenziamento attacco del falcione. E quella è una cosa molto importante. Intanto prendiamo del dango. Il dango solito comunque. Sì, 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 sì. Il solito. La lasciamo andare. La lasciamo andare la scenetta. Vediamo anche i potenziamenti. Dammeli tutte e tre. Oh. Ah. E dai. Bene. Delusione a parte. Quello che dobbiamo fare a questo punto, andiamo a prendere un pochino qua di pozioni. Sì. Ah no, tutto. Sfera soporifera, abbiamo trappole, tutto quanto. Perfetto. Minotto. Andiamo per la missione vincente. Sì, la narva del tuono. E qui vediamo un pochino come ce la caviamo da soli e con il nuovo insetto. Ok. Proviamoci così. Good luck out there. Andiamo. E immagino che se riusciamo a fare questo, sconfiggendo la narva del tuono, poi si sblocca la parte successiva della storia, quella che è stata introdotta con l'aggiornamento di fine mese scorso. Oh, palazzo. Ambiente nuovo. Lightning and thunder tear the oceans asunder. Abbiamo anche dei cannoni da From deep down below, a surreal tableau. Tranquil as it seems, a place of lost dreams. Bello! Ma come si svolge lo scontro quindi? Un attimo. Oh, my king, come forth now with haste. No, no, gradirei che non mi spingeste questa terra con graziosi con lampi, che poi graziosi col cavolo, però. No, 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 no. Allora, fate queste cose da un'altra parte, non al villaggio Kamura, vi prego. Non è necessario. La narva del tuono. Oh mamma. Ma quindi è assedio oppure missione normale? Mi sa che è assedio. No, 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 missione normale. De che? It is on de che? Cambiare. Oh, ok. Quindi questa area è proprio da boss che abbiamo qua. La zona per rifocillarci. E poi
Che bella, tra l'altro, questa Madonna, che bella. Vabbè, è piccola, però è bellissima da vedere. Fantastica. Vabbè, cambiamo aria, siamo pronti? Siamo caldi? E andiamo, va? Eccola! Allora, prendiamo l'insetto filo. Già iniziamo. Che buono. No, no, che fai? No. Ok, iniziamo già così. Alla grande, alla grande. Allora, riusciamo a prendere anche il bianco. Dov'è il bianco? Il bianco dov'è? Eccolo il bianco. Facciamo subito. No. Buono questo, buono. 65 come con un colpo. No, 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 no. Che bellezza. È pericolosissimo, ma che bellezza. No, ma ogni volta mi fai fare i tre colpi. E uno. E due. Dai. Sì, non come avrei voluto, però. Oh! E vabbè, dai. Un colpo qua. Magari mettere anche un po' di pozione. L'ho presa con tutto carolato, eh. Buonissimo. Aspetta. Ok, andiamo. No, non ho preso niente. Ho preso le misure malissime. Ma niente. Vai, 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 vai. Al centro, al centro, al centro, al centro, al centro, al centro. Poi. Oh. E utilizzare comunque sì anche queste forme che vengono fatte levitare. Che stanno per scadere. Il bonus sta per scadere. Vabbè, tanto poi gli raccolgo. No. Ecco, 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 ecco qua. Sì. No, no, no. No, mi leggo, mi leggo. No, non ho fatto il tempo. Fa niente, fa niente. No. Mi sono saltato come. Prendi. Ok. Lasciamo prendere anche il bianco. Ah no, il bianco l'ho preso, quindi posso devo prendere l'arancione. Aio. Dolore. No. No, non faccio, devo fare. Tanto. No. Stavo prendendo le bolle. Fammi prendere le bolle. Vabbè, sapete che c'è. Anche se non ho tutti e tre, visto che ho comunque sempre il bonus rosso, prendo uno e poi vado. Poi magari attacco un po' almeno. Dai. Vieni qua. Hai piattaforme. Ehi, non ho fatto il tempo. E via. Possiamo fare l'attacco. Vabbè, dai. Ok. No, fammi salire, fammi salire, fammi salire. Ok. Ok, dai, alla testa. Ah. Adesso che fa? No! Potevo andare un po' più, perché ho visto il colpo forte. Ok. No, sali! Sì! No! Prendiamo un po' di pozione, però anche magari questo, sì, bolla. Oh, bolla. Occhio qua. Dai, dai, dai. Ho preso, dove ho preso anche il bonus arancione. Male. Sì. Vai con tutte e tre. Forza. Sì.
Vai, danza, mio cacciatore, danza! No! Per poco. Ah! Oh mio Dio, no! No. Allora, pozione. È inutile. Sì. Facciamo così, va? Perché non sarei mai riuscito a combinare anche questo. Oh! Vai, sai che c'è anche questo. 124, buono. E andiamo anche un pochino adesso qua. Azione. Oh no. Oh mamma. E perché non è saltato come quando volevo? Avanti. Sta andando. Mega. Volevo fare la mega pozione, però poi mi sono accorto dei vari anelli di elettricità là e non sono riuscito a saltare. Mannaggia. Sì, sono veramente arrabbiato. E mi rimane un unico tentativo. Vediamo un po' perché è ancora scatenato. No. 33 va bene, eh. Oh sì. Ci mettiamo su pozione. Oh, passo gratuito anche alla grande. Bene, dai. Vabbè, giusto la foto di tanto. Magari la punta. Ah no, la punta dà anche il piano, dal piano. Quella parte là che mi sta da. Mi è bastato accanto. No. Sì, eccoci qua, completi. Perché ti muovi? Avanti. L'ho preso in pieno, anello. L'ho preso proprio in pieno. Oh, Elden Ring anche qua, in effetti. No! Ho molta paura qua. Scappa. Prendi la pozione. Ok. Mannaggia la larva. Mega pozione subito. È un po' complicato da approcciare, eh. Non è velocissimo per fortuna, ma è complicato da approcciare. No. Ok, almeno ho capito come farlo. È un po' complicato per cui terrai in intervenire visto che è sempre in aria. No. Aspetta. Allora aspetta, ho sbagliato, volevo provare a fare una cosa, ma è meglio andarsene. Però non posso saltare. Vai. Meno male. Non è anche una mano a saltare? La grande.
vicino, troppo vicino. Ok. Mannaggia. Ok. Con molta calma. Lasciamo fare. Ehi, non male. Non male, non male. Anche io che ci provo. Allontaniamoci. Allontaniamoci. Prendiamo uno di questi qua. Sì. Scade il pezzo. E prendiamo dell'effetto. Quindi riandiamo di presa. Però. Non è troppo difficile. Perché ho parlato? Andiamo qua. Una pezzoncina però anche. Perché sennò. Subito. E abbiamo il trace. No! E no! No, 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 no. Non l'ho fatto. Sì. Vai, 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 c'è. Perché dovete entrare? Questa la vita sempre più. Ok. Facciamo anche così. Non ho fatto una mazza, mi sa. No. No, 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 no. Ecco, qua servirebbe un'arma a lunga distanza, infatti. Ok, ok, ok. E adesso. Ma no! Vabbè, ne ho abbastanza ancora. Non colpisco mai. Deo, grazie per il corno salvato. Mi sa che ha salvato. Mi ha salvato. No, 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 no. Allora, l'anello mi ha salvato perché mi ha riportato. Mi aveva tramortito la mossa lì, però l'anello mi ha tolto. No. Allora. Meno male. Poi. No. Perché? Perché troppo spara, troppo spara, troppo spara, occhio, troppo, oh, tutti quanti, oh. Via, 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 via. Un minimo di pace. Lo so che bisogna fare tre colpi e poi c'è anche il bonus, però capitemi, è un po' complicato. E poi oh, altre parti rotte. Oh, madonna. No, 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 no. Mega pozione. Male. Ehi, altro colpo. Ok, no. Stiamo. Fatto in tempissimo. Un colpo. Tipo, vorrei fare un due colpi qua. Se riesci, se mi dai la posizione. Sì. Anche tre. Forse. No, anelli. Mega pozione. Prendiamo un pochino, dai. Nessun danno qua. Forse perché le punte non se ne fanno da qua. Donna in aria. Oh, no. Non ho colpito niente. Oh, per puro caso non fa niente. L'ho accetto ben volentieri. Prendi qua. Prendi qua. Mm-hmm.
sparo. Ok. Altro. No, fammelo fare. Non ho fatto niente perché non ho preso la parte che volevo. Aio. Andiamo qua, subito. Non quanto sperassi, però ho avuto anche quella cacchio di pianta là della guarigione. Lasciamo di... Dai. Oh, switch. Mio Dio, 255. L'ho massacrato con quel colpo. L'ho massacrato. Fammi prendere qua. Di nuovo, altro colpo sulla testa. 129. Perché ho fatto 255? Era il critico per caso? No, ho fatto un colpo massacrante. No. No, ho sbagliato. Volevo prendere là il resto, però per poco non prendevo io una mazzata. Prendilo. Prendi quel... Meno male che è andato il passo gratuito. Prendi... No! Oh! Ecco, sto sbagliando i tasti. Via! Yeah! Non Y. Ok. Iniziamo la prossima. Ma... Non sopra! Non sopra! Adesso si può ancora prendere... Oh. E uno. Perfetto. Sì, sì. Adesso. Tua vita. Scendenti. Abbiamo evitato l'inizio. Vieni. Vieni, coperto. Vieni qua. Ovviamente no, perché è l'ultimo colpo. Non questo colpo qua, no. Figuriamoci a mettere la trappola scossa con la larva del tuono. Le fa il solletico. Allora, aspetta. Che qui va. Oh! Macello, però. No. Ok, Ryan. Meno male che era totalmente vicino per i compiti fuori. Dai. E anche io che vado proprio. Mi vado proprio in bocca. Anche io. Allora. Siamo. Le pozioni ormai sono scarse. Sono scarsissime. Ok. Poi. Usciamo. Parti notte! Ho rotto la coda! No, ho rotto la coda! No! Però mi sa che si... Eccolo che si arrabbia! Eccolo che si arrabbia! Vediamo un po'. Prendiamo magari anche un altro insetto filo. Così per goduria. Quando è che non so che i denti? Al di là del diventare, dell'avere il sesto blu. Forse è stanco, forse se ne sembra essere stanco. Però adesso riprende. Stanco. L'anello. Oh, Elden Ring. Riusciamo a prendere. Oh, ho sprecato. Meno male che avevo un altro insetto. Filo. No! Male! Aspetta! Oh! Lasciamo? Sì? Ma c'erano le armi anche prima e non me ne sono mai accorto! Cioè, in realtà avevo visto le armi e i cannoni, ma non sono comparsi. Non mi pare averli visti sulle piattaforme prima. Oh, comunque ha fatto un bel po' di danno. 72 a colpo era, Con tutto che... La coda! Ci ho staccato veramente la coda!
La prendo, ma fammi del male, ti prego. Ok. Mi sa che... non posso tornare, però. Non posso neanche tornare indietro io. Perché visto che sono sempre in battaglia e l'arena è quella, non posso neanche tornare di là. Aspetta, forse posso, però. Non vedo via. Oh! Ma questa è sempre no. Stavo ragionando un pochino altre parti rotte. L'arma anche per un po' di rompi nei pezzi. Allora, aspetta. Oh, ecco. Aspetta, usciamo. No, sopra! Sono sopra là. Non riesco ad andare lì. Sono riuscito non so come. Facciamo un po' di danno così, va? Comunque in effetti qui sta. No, aspetta. Anzi, invece sì. Sì. Perché non ho continuato? Ah, ho sbagliato l'arma, devo utilizzarla. Ok. No! Ok, vai. Stavolta però. Avanti! Vabbè. Aspetta, no, il cannone! A caso, Avanti, avanti. Vai. No, 300 così a caso. Forza, poi però Guisa, che devo... adesso Guisa. Guisa. Ok, grazie, qui ho rischiato la... di nuovo ho rischiato la Madonna. Maledetta Narva. Ok. No! Dove vai? Sono io. No! Accidenti! Sento il pericolo. Oh! Mega pozione, l'ultima che mi rimane. Io mi sa che qua vado molto vicino, con tutto che ho sbagliato a non vedere qua i cannoni. Non scendere. Riesci a salire, dimmi di sì. Non riesco a fare in tempo a prendere qualcuno. Sì, invece sì. Dai, un po' l'ho preso. Prendiamo almeno le due pozioni che ci sono rimaste. Ma stai ferma! Mezzo agli anelli! Subito! Barista! Vabbè, 216! Non riesco più a fare i colpi, perché tra l'altro comunque il qualcuno è normale. Oh sì, barista! Dai. Aspetta.
immaginavo. Vabbè, non fa niente. Almeno non mi ha fatto danno. Però qua. Un po' lontanuccio, un po' lontanuccio. E non ce la farò mai. Mannaggia il cannone che non riesco a raggiungere. Invece forse qualcosa la facciamo. No. Vabbè, fa niente, fa niente. Possiamo fare questo però. Salvi per un pelo. Ok. Oh mio Dio. Cannone là, un cannoncino là, falla prendere, non ce la facciamo più. Meno gli anelli che tornano. Oh, Elden Ring. Bisogna distrarre giusto. I capelli tra l'altro stanno a per conto loro. Bisogna distrarre un attimo. Peccato. Meno male con la sferatura di alta, di altissima qualità, vedo, di alta rarità. Ok, prendiamo. Vista l'ora tarda, direi che per questa volta avevo detto fino ai 20, mi pare. Sì, dai, vabbè, direi basta così per questa sera. L'ora è tarda, c'è stanchezza. Direi basta così. Con Monster Hunter Rise ci rivediamo la settimana prossima. Non martedì, anzi martedì mi sa di sì. Devo vedere, perché martedì farò comunque un'altra late reaction, questa volta per l'evento Nintendo, perché non posso seguirlo in diretta purtroppo. Mi dispiace, perché proprio è quello che mi interessa di più. Però ahimè, sono al lavoro, non posso assentarmi per una roba simile. Quindi lo si vede più tardi. Magari potrei anche riuscire, potrebbe essere anche un po' più ragionata come late reaction rispetto a quella a Summer Game Fest, perché magari mi prendo appunti. È un po' più a mente fredda, anche perché saranno le 18 quando inizia. Quando inizierò la live dovrebbero essere tipo le 9 e mezza, 10 di sera, massimo 10. Quindi potrebbe anche fare così. Dura anche di meno, per fortuna, Dio gracias, perché il Summer Game Fest, con tutto che ho accelerato, mi è durato oltre un'ora. Invece il Direct sarà 40 minuti, anche massimo, quindi senza accelerare. Domani invece ci rivediamo con Super Smash Bros. Ultimate, un po' di partite online, se qualcuno di voi vorrà raggiungermi, anche in una stanza apposita. Poi sabato invece altri eventi a seguire, quindi se non sbaglio abbiamo Ubisoft e Devolver Digital il sabato. La domenica invece Microsoft e Bethesda, e poi lo Square Enix Presents. Quindi è una settimana molto piena da tutti i punti di vista. Mi dispiace per l'assenza di ieri, però c'è tanto da fare, c'è tanto da vedere, soprattutto da vedere in effetti. E domani però abbiamo Super Smash Bros. Ultimate. Continuerò a caricare queste live per quando mi è possibile sul canale MP Rewind di YouTube, in modo che siano disponibili alla visione anche per quando i VOD verranno eliminati da Twitch. E il link per iscriversi e il link per andare sul canale è qua sulla pagina Twitch, così come anche per il canale MPTV. Inoltre, per essere sempre aggiornati, ho seguito la programmazione qua, che è stata aggiornata in tutto e per tutto, oppure anche seguitemi su Twitter, tanti link sono sempre qua, per essere informati anche su aggiornamenti e quant'altro. Per il resto, vi ringrazio per essere venuti, vi ringrazio per la presenza, e ci vediamo alla prossima. Cioè, a domani. Ciao! Thank you.